Ciao a tutti, sono Matteo Mazzoli della libreria Sapere Ubic. Per la rassegna The Book Advisor oggi parleremo di una storia di fantasmi. Voglio portarvi nel Vermont, siamo nel nord degli Stati Uniti, molto vicino a casa di uno scrittore che avete conosciuto lo scorso anno, il caro Stephen King, per una storia di fantasmi veramente bellissima, che è Ragazze infrante di Simone St. James. È una storia che si sviluppa in due momenti diversi. Ai giorni nostri, Fiona Sheridan, una giornalista, cerca a tutti i costi la verità su sua sorella, che è stata trovata morta all'interno del grande parco di Idlewild Hall, questa scuola, questa grande tenuta, chiusa ormai da molti anni, che però, insomma, conserva dei segreti che nessuno è mai riuscito a svelare. Al tempo stesso, nel 1950, quindi molti anni prima, un gruppo di ragazze che frequentava questa scuola si confronta proprio con il fantasma che sembra aleggiare e inquietare le aule, i corridoi e le stanze di questa grande scuola. Soprattutto si troveranno a fare i conti con la scomparsa di una di loro, che in qualche modo, molti anni dopo, risuonerà anche con la storia di Fiona e la ricerca della verità su sua sorella. Questo romanzo è veramente un romanzo appassionante, è una storia di fantasmi, di quelle che mettono i brividi ma che al tempo stesso fanno pensare, perché le tematiche del ricordo, la tematica dell'amicizia, c'è anche la fratellanza e soprattutto anche una storia d'amore che non guasta mai e che soprattutto quando si parla di fantasmi arriva un po' a portare un bagliore di luce in un mondo di oscurità.